E per la serie Trova l'Uno, vediamo se riesce a capire come entrare a tempo in questo leggendario brano dei Deep Purple. Hola amigo, è sempre un grandissimo piacere poter parlare di Ian Paice, uno dei più grandi batteristi della storia, non solamente del rock, ma veramente un'icona mondiale della batteria. Tra l'altro ho parlato di lui in un video tempo fa dove racconto tutta la sua storia, una sorta di monografia, quindi se te lo sei perso, se ti va di vederlo, ti lascio il link in descrizione. Ma adesso andiamo a capire come funziona l'intro di questo brano leggendario Fireball, che ha anche una chicca per noi batteristi, perché Ian Paice in questo brano suona la doppia cassa, cosa che notoriamente non ha mai fatto. E c'è un aneddoto molto interessante, veramente rock and roll, che ti racconterò alla fine del video, perché adesso andiamo a capire come funziona, come devo entrare se sono un batterista, come devo contare se sono un chitarrista, un bassista, che devo aspettare che il batterista sia sull'uno. Trovalo questo uno! Bene, allora ti dico come lo sento io. Occhio, eh? One! One! Mi sono perso, perché istintivamente, sentendo questo intro, io lo sento molto così. One, two, three, true, badut, carrot, badut, 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 badut. Cioè i tom anticipano il primo colpo di rullante. Poi se ascolto invece da metà intro in poi è più facile capire dove è l'uno. Ma adesso andiamo a svelare l'arcano. Io ho messo, come faccio sempre, un metronomino che ti conta 1, 2, 3, 4 all'inizio. Andiamo ad ascoltare qual è la realtà dei fatti. Pronti? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quindi quando suona quei colpi sui tom non è un anticipo, ma è già l'uno. Quindi questo pezzo parte proprio sull'uno. Quindi sentito così vedi che è più facile di quanto poi possa sembrare. E ci ha fregati Ian Paice, non li tutti a contare, sarà no sulle varie del 4, forse sulle varie dell'1, invece era proprio sull'1 stavolta. Comunque ragazzi, apro e chiudo una parentesi, ma lo devo dire, in queste poche battute di intro si sente già l'essenza del groove e dello stile di Ian Paice. La potenza, la velocità, lo swing, l'eleganza, un batterista micidiale. E ti racconto anche questo aneddoto della doppia cassa, che è veramente una storia rock and roll, soprattutto per noi batteristi. Perché? Perché Ian Paice notoriamente ha sempre usato la cassa singola, ma quando erano in studio a fare questo pezzo, insomma, ha capito che voleva un'altra sonorità, ma che col pedale singolo non riusciva a ottenere. Allora, nello studio dove erano i Deep Purple c'era ancora l'attrezzatura degli Who, che avevano appena finito di registrare. Allora lui ha preso in prestito la cassa di Keith Moon, l'ha montata sul suo kit e ha registrato Fireball, che di per sé non è una storia così pazzesca, ma un batterista che non ha mai suonato la doppia cassa la monta e la suona come l'ha suonata, beh allora cambia la storia. E anche stavolta abbiamo trovato l'uno. Vatti a vedere gli altri video che ho realizzato con le canzoni famosissime, con questi intro un po' strani, un po' bizzarri. Se hai un brano da consigliare lascialo qui nei commenti, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio.